e Rose with No Name. Questa canzone mi porta sempre alla mente la serie TV Breaking Bad, con il suo protagonista Walter White che la canta in svariate occasioni, in macchina sotto la doccia. Bene, io ho fatto un lungissimo viaggio negli Stati Uniti con tante tappe, e una di queste tappe è stata Albuquerque, proprio per la serie TV Breaking Bad. In Albuquerque ho assaggiato il cibo locale, sono stato al locale che si chiama Twister, che è quello di Los Pollos Hermanos, e ho comprato il cappello di Walter White. Comunque, a Los Pollos Hermanos ho assaggiato un burritos accompagnato da una salsa, che è una salsa tipica del New Mexico. Allora, in New Mexico si mangia messicano, per cui veramente trovate la cucina messicana, ma con una differenza: hanno due salse importantissime del New Mexico, con due peperoncini, un peperoncino verde e un peperoncino rosso, quindi hanno una salsa che si chiama chile verde e chile rosso, mediamente piccante e piccantissima. Il burrito allo sfoglio sermano me l'hanno accompagnato con il chile verde. Andiamo a vedere come fare il chile verde e questo burrito, ovviamente. Allora, ci servono peperoncini verdi messicani tipo jalapeño, poblano, che è difficile trovarlo, che è un peperoncino non troppo piccante, grosso, possiamo usare un peperone verde, e degli altri peperoncini, arrostito, aglio, 4 spicchi, origano messicano e cipolla. Allora, dopo aver arrostito, pelato e tolto i semi ai peperoncini, li tagliamo a pezzi e li mettiamo in una pentola con cipolla, origano messicano, aglio, e li ricopriamo con un po' di acqua e li facciamo cuocere. Allora, quando tutti gli ingredienti sono diventati lucidi, sono cotti, ho cotto una ventina di minuti, ne prendiamo metà e lo mettiamo in un robot da cucina con un cucchiaio di farina e passiamo tutto. Mischiamo i due composti e lasciamo cuocere delicatamente finché non si addensa un pochino. E basta. Mettiamo da parte. Nel frattempo, per il burritos dello Pollos Hermanos, tortillas, abbiamo fatto andare in padella del pollo con un po' di cipolla, dei fagioli, insaporito, ed è riso. Questo era il ripieno del mio Pollos Hermanos. Allora, per il burrito ammorbidiamo la tortilla 10 secondi nel microonde. Riso e il nostro pollo e fagioli. Si arrotola così. I due lati al centro e si gira così. Voilà, in questo modo. Andiamo a rosolarlo. Burrito srosolato, lo mettiamo nel piatto e lo inondiamo di chile verde, formaggio e, per ultima, ma non per meno importanza, da non sottovalutare, un bel cucchiaio di panna acida qui. Burrito Los Pollos Hermanos con chile verde del New Mexico. La panna acida è importante perché andrà a contrastare il piccante, quindi quando sentiremo troppo piccante, un cucchiaino di quella e torniamo a posto. Andiamo. Burrito si mangia con le mani normalmente, ma questo accompagnato dal chile. Oh, mi riporta dal Albuquerque. Buono. Wow. That's it. Viva la Cuba.